Ma come mi chiedeva un giornalista americano, è estremamente personale, tanto che sono sorpreso di non essere qui in Vestaglia, perché è proprio qualcosa che mi appartiene intimamente, nel profondo. Non vorrei ripetere lo stesso film sempre, e quindi il fatto, per esempio, di fare un film su Tarantelli esprime un bisogno di ricominciare, di ripartire. Questi tre ragazzi che ho messo in confronto con tre personaggi del 68 erano o sono stati durante le riprese del film contemporanei a Isabel, Theo e Matthew. Forse la contemporaneità è la fatalità. Comunque, in qualche modo, anch'io ho provato questa estasi di un flashback fisiologico, non immaginabile. Come era prevedibile, ho sentito che il film è un pochino controverso, forse meno di quello che mi aspettassi o chissà che desiderassi. Comunque, per togliere a quelli che mi volevano chiedere i rapporti tra Ultimo Tango a Parigi e questo film il piacere della domanda, dirò che di comune c'è Parigi. Ed è come l'inizio, l'inizio e una fine di un'epoca. So che c'era forte possibilità che il film, per via del nostro contratto con la Fox, che prevede un aereo nel rating, che è il gradino inferiore a quello della NC-17, aereo di Air Restricted. Quindi i giovani possono andare accompagnati con il film. Il film rischia di uscire negli Stati Uniti amputato e mutilato. Evidentemente qualcuno pensa che il pubblico americano è immaturo.